Ma io un po' sono rammaricato per come si era messa la partita perché secondo me avremmo potuto portarla a termine. È chiaro che poi il Catania è stato bravo a ribaltarla e sinceramente recuperarla come abbiamo fatto e devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi. E per quanto riguarda il primo tempo, sullo 0-0 credo che non ci sia dato un gol, quindi è chiaro che cambia tutto l'episodio della partita. Quindi, e sinceramente penso che abbiamo fatto bene, abbiamo espresso un buon calcio e non ho visto, ecco, la superiorità a livello di gioco del Catania. Ma è chiaro che all'inizio, specialmente una squadra che viene da una retrocessione, ha bisogno di un po' di tempo e se si guarda il Palermo stesso l'anno scorso ha stravinto il campionato, ma all'inizio ha fatto un po' di fatica. È chiaro che ci sono ancora i postumi di una retrocessione. E per quanto riguarda noi, il nostro obiettivo è e rimarrà quello della salvezza. È chiaro che non cambia niente, cioè nella preparazione durante la settimanale di una partita è sempre la stessa. È chiaro che l'obiettivo è nostro, la salvezza, e affronteremo tutte le partite per salvarci, ecco, con lo spirito di oggi. No, vabbè, alcuni sono stati forzati, quindi non è assolutamente merito mio, però ripeto, il fatto che magari, come dice lei, a volte si fanno i complimenti agli allenatori per i cambi è solo importante, è solo merito dei giocatori che subentrano e si fanno trovare pronti. È chiaro che, ripeto, alcuni cambi sono stati forzati, quindi è merito solamente dei giocatori. Lanciano ha pareggiato al 94esimo, a fine della partita, ecco perché non abbiamo vinto. Peccato perché il Catania il primo tempo ha giocato veramente bene, forse dovevamo chiuderla lì, però insomma abbiamo fatto un primo tempo con di altissima intensità e anche di un ottimo gioco. Il secondo tempo, invece, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, ci siamo un po' allungati e questo è un errore che non deve accadere. E poi abbiamo subito il secondo gol, il pareggio, il secondo gol addirittura, e poi c'è stata una grande rimonta con forza, con determinazione. La partita era anche finita e quindi pareggiarla in questa maniera chiaramente fa male, però ci sta purtroppo, è capitata a noi e niente. Così riusciamo a maturare già da subito, già da stasera, che cosa ci aspetta durante l'anno.